Intorno vediamo quadrapesi, arretrati, ma non cavalletti o pennelli. Non è lo studio del pittore, è la stanza dell'uomo. L'uomo è assente, ma la sua presenza è testimoniata da oggetti animati, vivi, pulsanti, grazie alla forza vitalistica del colore. Ad Arles, Van Gogh dipinge quasi 200 dipinti, tra cui lo splendido vaso con girasoli. C'è il barimo olio su tela del gennaio 1889 e parte di una serie di dipinti con lo stesso soggetto realizzati a Dahl negli ultimi anni di vita. Ma nessun quadro fu mai venduto durante la sua vita. Gauguin, dopo il tragico litigio che aveva portato all'automutilazione delle orecchie di Van Gogh, aveva chiesto in dono un dipinto con i girasoli. L'artista olandese semplifica più del solito la forma dei fiori per venire incontro al gusto dell'amico e gratificarlo, sperando di poterlo nuovamente incontrare. Ciò che non avviene mai più, nel dipinto che esegue per l'amico, risaltano colori lievemente più scuri nelle tonalità del giallo, così voler manifestare le pene di un'anima in affanno continuo. La psicologia di Van Gogh, la sua natura intima e profonda, non gli trasmette la sensazione di felicità e di gioia, neppure in un momento di euforia come per essere una festa. Come nell'opera di Renoir.